Qualche giorno fa un utente domandava fino a che punto dobbiamo descrivere in modo dettagliato e dove invece dovremmo lasciare libera interpretazione al lettore. Beh, sicuramente dipende dal vostro stile, sicuramente dipende da che tipo di romanzo state scrivendo. Un noir o un giallo sono sicuramente diversi da un romanzo esistenzialista, hanno ritmi diversi, di conseguenza le descrizioni hanno un peso diverso, però potremmo dare delle indicazioni in linea di massima. Ad esempio, proviamo a vedere queste due frasi. Mentre Manuela mi parlava, le osservavo la chioma lunga e bionda, gli occhi azzurri che risplendevano al sole. Mentre Manuela mi parlava, le osservavo i capelli biondastri, dove la ricrescita cominciava a farsi strada. Ovviamente solo un esempio, non me ne vogliano le bionde, soprattutto le bionde tinte. Comunque, possiamo dire che nel primo caso la descrizione, sebbene non sia errata, non c'è nessun motivo per cui possiamo sottolineare come sbagliata o brutta questa descrizione, però un po' fine a se stessa, e forse questo particolare del biondo occhi azzurri preme più al narratore che non al lettore. Se ci pensiamo, in questo mini contesto cambierebbe veramente qualcosa per il lettore se la ragazza invece che bionda fosse ad esempio rossa, mentre nel secondo caso il dettaglio della ragazza con i capelli striati con la ricrescita, beh, può essere significativo, magari del suo modo di fare, della sua personalità, potrebbe essere dell'essere in generale un po' trascurata magari in questo periodo. Naturalmente dobbiamo poi arricchire il personaggio di ulteriori dettagli, però in questo mini contesto già questo dettaglio è un'informazione che può essere utile al lettore e non allo scrittore per cominciare a costruirsi un quadro. L'altra considerazione è quella di inserire i dettagli in modo da non interrompere il flusso narrativo. Insomma, non dobbiamo più scrivere come nell'Ottocento, con questi incipit lunghissimi in cui descriviamo magari il paesaggio oppure introduciamo tutti i personaggi, ma man mano nel corso della narrazione inseriamo i dettagli che per noi possono essere significativi per far cominciare a costruire un quadro nella testa del lettore.